ancora qualche innesco per i predatori, più semplici, più facili, ma comunque sicuramente sempre gli efficaci. Vediamoli. Il calamaro è senza dubbio un'esca molto gradita a tutti i predatori. Vediamo come fare per preparare un innesco. Tagliamo, creiamo una sorta di coda. Quindi prendiamo un amo idoneo. In questo caso chiaramente io dispongo di calamari di piccola taglia e quindi ho raddoppiato l'innesco, altrimenti con calamari di taglia, quindi con esche più consistenti o con la seppia, tranquillamente possiamo utilizzare il trancio singolo. È consigliabile sempre, quando tentiamo il predatore, utilizzare una piccola porzione in acciaio, circa 10 cm, ma è necessario. Quasi tutte le bocche dei predatori che frequentano le coste mediterranee tagliano e pertanto è necessario rinforzare il nostro terminale. Il resto è molto semplice. Foriamo. Reinseriamo. Facciamo sì che la punta del nostro amo si trovi in mezzo alla codina che abbiamo realizzato. A questo punto prendiamo del filo elastico ed andiamo a compattare il nostro innesco. L'innesco è terminato. Possiamo utilizzare sicuramente anche la testa del calamaro, un innesco molto molto gradito anche in presenza di corrente. Possiamo anche flotterarlo se vogliamo. L'innesco è semplicissimo, in questo caso preferisco utilizzare un circle, mi garantisce su questo innesco una maggiore possibilità di presa nell'apparato della preda che andrò a insidiare. Lo giriamo una o due volte e quindi in mezzo agli occhi lo andiamo a riposizionare. A questo punto una giratina di filo elastico compatterà il tutto. Ricordiamoci che il circolo è un amo che deve, per lavorare bene, deve stare fuori, deve essere esposto completamente. Chiaramente, come avrà modo di farci vedere l'amico Antonio, possiamo utilizzare anche dei pesci per proporre dei tranci assolutamente appetiti e graditi dai predatori. Possiamo utilizzare delle sardine, possiamo utilizzare degli sgombri o, in mancanza d'altro, possiamo utilizzare anche delle boghe. La boga si rivela comunque un'esca molto gradita da quasi tutti i predatori del sottocosta. Prego Antonio. In questo caso utilizziamo una boga. Per prima cosa abbiamo tagliato la testa, chiaramente abbiamo privato dell'interiora il nostro pesce esca ed ora Antonio si appresta a realizzare due filetti, due tranci. La carne bianca, sapida, sicuramente molto molto, che il messaggio olfattivo che arriverà sarà sicuramente importante se nei pressi del nostro innesco ci sono dei predatori. Per quanto riguarda la sardina, sicuramente non serve eliminare la spina, ma su un pesce come la boga, dotata di una spina piuttosto consistente, è meglio privarla. Ed ora andiamo a realizzare l'innesco vero e proprio. Per prima cosa viene forata la carne, il trancio viene girato e quindi con l'ausilio del filo elastico andiamo a rinforzare e a compattare l'innesco. Al contrario del calamaro, dotato di carne dura, coriacea, l'innesco di pesce necessita di più giri sicuramente di filo elastico, altrimenti rischiamo che solo con il lancio di perdere
il nostro profumato innesco. Ecco fatto. Il nostro trancio è pronto. Abbiamo visto tre inneschi semplicissimi, ma efficaci da realizzare al volo se ne avremo l'opportunità, da realizzare se i predatori verranno a tiro delle nostre canne. Situazione ormai nel nostro Mediterraneo quanto mai possibile.